Dribbling, fantasia, assist e una personalità forte e decisa che lo hanno reso uno dei più importanti calciatori italiani del dopoguerra e uno degli alfieri azzurri più amati di sempre. È Franco Causio, per tutti il Barone, campione del mondo del 1982 e non solo. Nato a Lecce nel 1949, muove i suoi primi passi nel calcio professionistico in Serie C proprio con i giallorossi salentini, per poi affermarsi nel panorama calcistico italiano con la maglia della Juventus, dopo un paio di stagioni in prestito, prima alla Regina e poi al Palermo. In breve tempo conquista anche la nazionale, con la quale esordisce il 29 aprile del 1972, a 23 anni, a Milano, nel match d'andata dei quarti di finale degli europei contro il Belgio, entrando ad inizio ripresa al posto di Domenghini. Vero funambolo del pallone, Causio si rivela un'ala di grande spessore, tra i migliori in assoluto della sua epoca. Cross perfetti, finte incredibili e assist straordinari che sono un'autentica manna per gli attaccanti. Non solo, perché il Barone è un uomo tatticamente importante, capace di ripiegare nella propria metà campo, interpretando al meglio il ruolo di tornante. Nel 1974 partecipa alla spedizione mondiale in Germania, dove colleziona due presenze, contro l'Argentina, entrando dalla panchina, e contro la Polonia, in campo, dal primo minuto. Ma il mondiale davvero protagonista per Causio è quello del 1978 in Argentina. Gli azzurri si impongono come una delle migliori formazioni e lui incanta la scena con serpentine e tocchi sopraffini. Suo il gol del momentaneo vantaggio contro il Brasile nella finale per il terzo posto. Due anni dopo è protagonista e punto di riferimento degli azzurri agli europei del 1980, giocati proprio in Italia. Edizione che si chiude ancora con un altro quarto posto per la nostra nazionale. Ma nel 1982 Causio è uno degli eroi che conquistano l'alloro mondiale in Spagna. A 33 anni non è più un titolare, ma Berzot, legatissimo al Barone, gli regala comunque due presenze, entrambe dalla panchina, la prima contro il Camerun e quella più dolce, l'omaggio più bello, nella finale contro la Germania Ovest. Franco Causio chiude la carriera azzurra nel 1983 dopo aver collezionato 63 presenze e 6 gol e regalato momenti esaltanti a tutti i tifosi azzurri. Come esaltante, a suo modo, fu quella partita a carte con Berzot, Zoff e il presidente Sandro Pertini sull'aereo che riportava a casa la nazionale azzurra e la Coppa.